Hashtag Consiglio. Tweet dal Consiglio Provinciale di Trento. È dedicata alla devozione per il Sacro Cuore di Gesù, un culto divenuto usanza e tradizione molto diffuso presso la popolazione trentina e tirolese a partire dal 1800. La mostra, voluta dalla Presidenza del Consiglio Provinciale di Trento, è inaugurata a Palazzo Trentini. A cura di Rosanna Cavallini, la rassegna è visitabile fino al 31 luglio prossimo in via Manci 27 a Trento. Luci ed ombre del 5G, la tecnologia di quinta generazione che promette meraviglie ma la cui introduzione sarebbe anche accompagnata da giustificati timori in ambito sanitario, sono stati indagati in una conferenza di informazione promossa dal Consiglio Provinciale su proposta di Vanessa Masè. Il Trentino è pronto a cogliere questa opportunità strategica che però va gestita con intelligenza e cautela. Il Consiglio Provinciale ha approvato, ma in forma depotenziata, il disegno di legge di Alex Marini sulla democrazia diretta, bocciato l'articolo bandiera che prevedeva l'abbassamento del quorum referendario dall'attuale 50 al 20%. Per l'assessore Gottardi, una minoranza organizzata su un tema non può opporsi alla democrazia rappresentativa. Amara la replica di Marini, secondo il quale democrazia diretta e democrazia rappresentativa sono due forme complementari di partecipazione dei cittadini alla vita democratica e dal governo. Parchi giochi fruibili dalle persone diversamente abili e più controlli per far rispettare le norme sui parcheggi riservati. Questo prevede la mozione proposta da Alessia Ambrosi e votata dal Consiglio Provinciale all'unanimità, che impegna la Giunta a mettere a disposizione dei comuni incentivi e risorse dedicate allo scopo. Hashtag Consiglio. Tweet dal Consiglio Provinciale di Trento.